Siamo questa mattina con Maria Mattioli, figlia del professore Emilio e curatrice della redizione di Luciano in Umanesimo, con il professor Alberto Camerotto, docente dell'Università Ca' Foscari, e con Marcella Farioli, ricercatrice dell'Università di Parigi e docente del Viligelmo di Modena. Lascerò la parola a loro immediatamente per la presentazione del volume, ma vi rubo soltanto due minuti perché noi siamo particolarmente contenti come Fondazione San Carlo di avere qui oggi questa presentazione, ma soprattutto di essere gli eredi della biblioteca del professor Mattioli, che è arrivata con, nella sua, nel suo corpus antico e moderno. E, beh, eh, la vicenda è stata un po' particolare, nel senso che eh, io mi occupo soprattutto della biblioteca antica, ne abbiamo parlato tanto con, eh, con Maria Mattioli e questo arrivo è stato eh, per noi un colpo di fortuna. Il collegio, che era nato quasi 400 anni fa, ormai nel 1626, aveva naturalmente una sua biblioteca interna che era stata accresciuta nel corso del tempo perché faceva da, da fondo di studio per i ragazzi, naturalmente. Non erano tempi in cui ogni ragazzo aveva il suo volume, era impensabile. E, e quindi. Gli elenchi della biblioteca antica che abbiamo ancora e che sono conservati ci raccontano di un percorso di studi. Che aveva a che fare ancora con quelle che noi potremmo identificare eh, le materie delle antiche arti liberali, insomma, e, è un percorso molto ben tracciato, nonostante eh, la biblioteca antica non fosse stata tutta acquistata dai padri della congregazione di San Carlo che reggeva il collegio, ma eh, era stata in parte donata, in parte ricevuta, in parte acquistata, in parte scambiata con altre biblioteche. Però, insomma, si leggeva molto bene in filigrana quella che era l'intenzione. Questa biblioteca antica fu dispersa, eh, venne mh, condivisa con l'università, con lo studio pubblico di San Carlo per quasi un secolo e poi eh, nel 1772, quando l'università si staccò dalla congregazione di San Carlo, eh, si portò via la biblioteca eh, che poi in età napoleonica fu eh, mandata a Reggio e poi dispersa. Quindi noi abbiamo gli elenchi di questa biblioteca antica, ma non l'abbiamo più, l'abbiamo in virtuale, basta. E nel corso dell'Ottocento abbiamo ricostituito una nuova biblioteca antica, che è quella attuale, che però ha una fisionomia completamente diversa, perché rispecchia eh, attitudini, abitudini, interessi che sono quelli propri dell'Ottocento, quindi di una società che era cambiata nel frattempo. Beh, quando è arrivata la biblioteca del professor Mattioli noi ci siamo... Fatti venire i brividi, perché comunque esplorando nel fondo è ancora in corso di studi, ma insomma abbiamo fatto una serie di iniziative, COVID nonostante, insomma abbiamo provato a fare una serie di iniziative per farla parlare e ci siamo resi conto che in qualche modo, non nel titolo, non nell'autore specifico, ma nelle intenzioni, proprio questo, questo lascito ci ha permesso di reintegrare quella che era una parte della nostra biblioteca antica, quindi abbiamo ritrovato una parte di noi stessi grazie al fondo antico Mattioli e soprattutto quella parte che ha a che fare con la parola, quindi la retorica, tantissima retorica e la poetica e l'umanistica, ma tantissima retorica che era proprio quella che veniva insegnata ai ragazzi perché qui si formavano le classi dirigenti. Pensate che meraviglia quando nel tempo ai futuri politici insegnavano prima di tutto l'arte della parola. Siamo veramente eh, in tempi purtroppo passati. Ecco, trovare, ritrovare questa arte della parola, questa eh, attenzione alla parola usata con consapevolezza, cosa che non esiste quasi più purtroppo, è stato per noi veramente emozionante e vorremmo andare avanti a raccontare questo fondo antico proprio basandoci su questa cura meravigliosa della parola in tutte le sue caratteristiche che sono quelle proprie poi dell'ambito di, dell di studi del professore. Quindi siamo veramente particolarmente contenti e presentare questo volume qua oggi nel, nell'ambito di un festival che sì, si chiama Umanesimo 5.0 perché siamo ormai sulle nuove tecnologie, ma comunque Umanesimo perché siamo comunque intorno alla persona. È, secondo me è particolarmente significativo quindi io vi ringrazio moltissimo, vi lascio la parola scusate il tempo che vi ho, eh, vi ho sottratto, e eh, grazie ancora grazie. grazie grazie Chiara tantissimo che comunque anche parte in causa nel libro perché è lei che ha curato eh, grazie Chiara dicevo che comunque anche parte in causa nel libro perché è lei che ha curato le bellissime didascalie che accompagnano la accompagna la selezione delle immagini che abbiamo scelto appunto a corredo di questa edizione che ovviamente sono immagini tratti dal libro, da, dal fond, dai libri di Luciano, tratti dal fondo Mattioli e penso che San Carlo ecco, abbia forse questo unicum, cioè questa collezione di libri dedicati a Luciano raccolti da mio padre nel corso degli anni, dal 1500 fino ad oggi e insomma quindi anche questo per noi è un motivo di vanto, diciamo, ma sentire le parole su, insomma, su quello che è stata la nostra, la nostra scelta direi che insomma, ci riempie tutti di orgoglio. Niente, due minuti solo per dirvi che la riedizione era stata di questo studio di mio padre era stata sollecitata nel corso di un convegno fatto pochi anni dalla sua scomparsa proprio qui alla chiesa, al teatro Fondazione San Carlo, perché non era più ritrovabile, cioè non, non erano più disponibili copie di questo, de, de, dello studio, che era stato pubblicato a Napoli. E niente, quindi eh, il Covid è stata l'occasione per... Ricopiare proprio da Manuensi questo, questo testo e renderlo disponibile. L'operazione l'ho fatta io in realtà, aiutata da mia madre che dettava. E quindi, insomma, c'è anche la signora Germana che ha collaborato a questa cosa. E siamo appunto contenti di, de, del risultato perché ci pare che veramente valorizzi quest'opera, questo, quest questo studio. Che da quello che ci dicono, rimane ancora uno studio importante e basilare per la risoluzione scoperta la figura di Luciano ed è quello che, eh, che, è, che, che, che penso emergerà nella discussione che lascio immediatamente al professor Camerotto e a Marcella Farioli che ringrazio enormemente di aver accettato il nostro invito. Grazie. Anche io, anche a nome di Alberto, ringrazio molto. Maria Mattioli e la Fondazione San Carlo per l'invito. Io poi sono qui indegnamente come discussant sostanzialmente perché lo specialista di Luciano è Alberto Camerotto e quindi volevo brevemente presentarlo in modo che eh, sappiate anche voi eh, di, di, di chi parliamo. Allora, Alberto. Mh, eh, Professore all'università Foscari, questo lo, lo avete letto, e si è occupato moltissimo di epica greca, eh, ha scritto anche questo libro Fare gli eroi, oltre a moltissimi altri saggi scientifici sull'epica sull greca, e poi si è occupato moltissimo della satire di Luciano, che, come dire, corrispondono particolarmente alla sua, alla sua personalità. E su Luciano ha pubblicato numerosi studi, la, la, la metamorfosi della parola, proprio eh, studi sulla parodia in Luciano, poi eh, ha curato eh, la traduzione. L'edizione dell'Illica Romenippo e poi del, del Menippo, che eh, andremo poi a discutere eh, brevemente eh, durante nel corso di questa presentazione. E però, eh, diciamo, dopo questa premessa molto scientifica e molto corretta, io vorrei invece sottolineare che Alberto è un un professore che ha una grandissima attenzione per gli studenti e uno dei suoi meriti è quello di che eh, è una cosa molto antiaccademica in questa fase storica quella di avere attenzione per gli studenti e ha creato all'università di Venezia un bellissimo laboratorio a Leteia, con gli studenti eh, che sono stati resi autonomi, capaci di lavorare, capaci di curare dei seminari da soli e seguiti con grandissima attenzione. E proprio per quest'idea che l'università deve comunicare con le scuole, con i licei, con le persone. Eh, tanti anni fa, ormai che hanno, che hanno è stato. Eh, 2010 eh, Alberto, a, insieme a Filippo Maria Pontani, che è un altro docente di Ca Foscari, hanno, hanno creato eh, questa bellissima iniziativa dei Classici Contro. I Classici contro è eh, un progetto eh, che parte dall'idea che i classici, come, come oggi parliamo e come Emilio Mattioli ha parlato, di un Luciano rivitalizzato dall'umanesimo, compreso eh, nello spirito dell'umanesimo. Così anche il tentativo è quello di, di far parlare i classici dell'oggi e eh, di usare la parola dei classici, in particolare la parressia, la parola libera dei classici, per poter analizzare il presente secondo tanti profili. E quindi mh, il progetto dei Classici Contro eh, si unisce ai laboratori, per esempio, teatrali o poetici delle scuole, dei licei classici in particolare, in tutta Italia, perché dice, eh, i licei classici Contro sono andati da Reggio Calabria a Torino, al Veneto in particolare, da cui sono partiti poco ancora in Emilia Romagna, questo mi dispiace. E, mh, per, eh, per, per creare delle serate in cui i ragazzi, eh, in cui ci sono dei relatori, accademici, però tutti partecipi di questo processo dei classici contro, quindi non eh, ingessati, se possiamo usare questo termine, che cercano di parlare non di, di, di aspetti di minuzie filologiche, ma di aspetti che possano interessare i ragazzi per sviluppare lo spirito critico. E i ragazzi intervallano queste... queste conferenze che non sono due massimo tre in una serata con, eh, con le loro performance e i loro laboratori teatrali e si sono riempiti i teatri con questa cosa è stato bellissimo insomma vedere questa interazione tra il territorio e anche perché poi vengono i genitori viene la cittadinanza è stato portato anche in teatro in paesi molto piccoli e, e, e c'erano i teatri pieni perché tutto il paese era venuto a vedere lo spettacolo ed è andato sempre crescendo questo progetto per questo come me questo è un grande merito di Alberto che, che volevo sottolineare. Ecco, nell'ambito poi di, di questo progetto sono stati pubblicati tanti libri, miscellanei, che portano i contributi, eh, che sono, che sono cioè, beh, le conferenze che sono state tenute nei teatri, e sono tanti. Io cito, per esempio, la satira del successo, visto che parliamo di Luciano, ma poi anche di che Uomini contro tra l'Ilia della Grande Guerra e molti, e molti altri. Qualcuno ce l'ha anche qua, Alberto. E adesso eh, sta per uscire, credo proprio a brevissimo, eh, dato il contesto storico, eh, un volume intitolato Il grido di Andromaca, voci di donne contro la guerra, eh, scritto quasi esclusivamente, i contributi sono quasi esclusivamente femminili e parlano della guerra anche in chiave, se vogliamo, ancora di più, a maggior ragione per parlare del presente. Ecco, lascio la parola ad Alberto e... Sì, 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 sì gra grazie, grazie. Grazie Marcella. Dico, dico prima due parole su, su Marcella Farioli, perché eh, questo, questo incontro e questa, questa, questa discussione è particolarmente come si può dire forte, bella. Mi, mi piace. Cioè, già già solo, come ho sentito Mari, Maria, e ci siamo parlati per inventare questo incontro, eh, avere una persona cattiva come Marcella Farioli che ti rimprovera, ti, ti attacca, ti distrugge via di seguito è un bene. È <ride> un patrimonio unesco. Ecco, sì, e Marcella Frioli va, va detto questo. Io l'ho conosciuta moltissimo tempo fa e nel, nel, nel mondo de, de, degli studi, de, delle discussioni. E in particolare sono, sono rimasto folgorato sulla via di Damasco eh, per un, un suo libro. Cioè, eh, ha pubblicato nel 2001, se non sbaglio, un libro che si intitola Mundus Alter. E già questo è molto interessante. Chiaramente, eh, anche ha una funzione, se vogliamo, straniante. Ma mondo Alter, e poi si parla di utopie e distopie nella, nella commedia greca eh, antica. E, e ecco, questo, questo discorso, se vogliamo, è anche il motivo per cui ci troviamo qui. Io ho preso ispirazione molto da questo libro e da altri scritti di, di Marcella. Farioli, anche se è giovane così, ma, 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 ma eh, eh, se, se, cioè io sono il, il no? invece, si impara dagli altri, è una cosa bellissima. E, e di fatti, tormento io eh, tutti i miei studenti, li tormento con i suoi scritti, insomma, è giusto perché e, e spiego. Allora, il discorso utopico, e qui parliamo oggi molto di, di questo, cioè il libro di, di, di Emilio Mattioli parla di, di Lu, Luciano e l'umanesimo, ha inventato addirittura una parola riprendendola eh, opportunamente, dandole un significato formidabile. Cioè, eh, il, il discorso di Luciano nell'umanesimo, o il discorso dell'umanesimo, già la parola umanesimo, se noi dicessimo la parola umanesimo oggi, La gente con, con i cellulari in mano si spaventerebbe? Questo è il libro di Mattioli, cioè è un libro, è un libro formidabile, potentissimo e quindi il discorso sull'utopia. Utopia cosa vuol dire? Oggi una parola desueta di cui si ha paura per tanti motivi, perché, perché lo dico tranquillamente, poi Marcella, tu quando vuoi interrompi, mi distruggi, mi fai contraddicimi perché quella che sa qualcosa di questo sei, sei tu, beh, ho dimenticato, tra l'altro poi è una un'esperta uh, di... di, di di tutto quello che è il, 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 lo sguardo e la voce, il femminile nel, nel, nel mondo antico e anche nel mondo moderno. Esce da, da, da un dottorato specifico su questo a Parigi e, e ha lavorato con, con Silvia Milanesi che è una brasiliana di origini italiane che però insegna all'Università di Parigi. Cioè questo è il mondo e la bellezza insomma. Quindi be, be, bellissime cose. Sì, tornando al discorso di... di, di ecco, inizio a parlare, de, de, dico qualcosa sul libro di Mattioli e m, tu interrompi quando, quando uh, vuoi allora sì intanto intanto sì questo questo, questo che vedete ce l'avete tutti in mano andate là e compratelo cioè i libri bisogna averli cosa stiamo qua a fare a questo mondo <ride> avete sentito che piglio che ho sto parlando con gli studenti che ho come tutti i posti riservati in cui non ci sono la settimana prossima parlo al teatro olimpico Va bene, se volete, venite. La settimana dopo, se no, vigevano. Quella dopo, ancora il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, e abbiamo 400 giovani di otto licei diversi che partecipano e discutono con i miei, i miei allievi di guerra, la caduta della città di Troia. I classici, ecco, avete sentito la parola, la formulazione classici contro? Ecco, eh, ho dato l'ultimo il, il volume dei classici contro collettivo a, 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 a Maria e me lo presti. <ride> sì, ve lo faccio vedere. Si intitola Antropos e c'è l'uomo vitruviano di Leonardo, riprodotto in maniera strana, un po' aberrante dal nostro artista che ci fa tutte le, co le copertine di questi, siamo arrivati al ventesimo volume, ci siamo? E, 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 e il sottotitolo è Pensieri, parole e virtù per restare uomini. E la parola antropos ci va bene, insomma, grazie Maria. Quindi ecco, tutti questi. Ecco, e la formulazione classici contro a questo valore fondamentale. Cioè i classici, i classici, come diceva Emilio Mattioli, e come diceva Luciano di Samosata, di cui cominceremo a parlare tra pochissimo, va bene. Eh, I classici non sono una piccola medaglia da metterci al petto, non sono il, un, un, un vanto, un orgoglio, una. una eh, no, è tempo, è tempo. Ecco. Eh, ehm, quel, oggi, oggi voi sentite, avete sentito parlare di, di, di cancel culture qualcuno ha sentito parlare di cancel culture è una questione che è scoppiata a Princeton perché si dice ah, i classici sono stati usati ad esempio dal fascismo dal nazismo o dagli europei per il colonialismo o altre cose per bacco per bacco che ognuno si prenda la sua responsabilità io mi faccio carico anche delle responsabilità degli altri, perché il tempo non mi, non mi tolgo la storia europea, il nostro pensiero, tutto quello che ha combinato mero di bellissimo o oh, di terribile, mi prendo, ecco, mi prendo sulle ognuno di noi si deve prendere la sua croce e se la porti. Cioè, i classici ecco, ecco, io me la sono presa la croce, nel senso che quei classici non me ne sono fatto una cattedra universitaria. Sì, anche me l'hanno rifilata, non sapevo, non la volevo. Va bene. <ride> Nel senso che l'università veramente è, 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 oggi è, è diventata un mercato, io sono contro il mercato e ho usato Luciano, il libro di Mattioli e tutti i testi di, 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 di scrittura antica, va bene, per fare una serie... L'ultimo mio articolo si intitola, si intitola, è un articolo su Luciano, pubblicato su Mnemosyne, che è una delle più importanti riviste a, al mondo, purtroppo è in inglese, io sono, amo l'inglese ma, 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 ma non da mercato, va bene, e si intitola Heracles Heracle e la scimmia, la paideia e i soldi nel mondo antico ma l'università di oggi è mercato. Se qualcuno c'è qualche professore di liceo qua dentro che magari ha più esperienza, o se c'è qualcuno che insegna o lavora all'università lo sa, va bene. Quello che è la Paideia, la ricerca, il lavoro con i giovani, queste cose qua non valgono più niente, quello che conta sono i soldi e i ranking. Vergogna. E io ho pubblicato questo articolo che parla di Luciano alla maniera di Mattioli e, 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 e degli umanisti, va bene. Per dire, per dire, senza dire niente, perché io non dico niente, no? cioè, non è che, che non, no, 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 non mi spreco neanche, va bene, no, no. Però, però se metti in evidenza quello che dice Socrate, Socrate, Socrate da Socrate in poi, l'università nostra è Socrate. E c'è scritto anche nel libro di Mattioli, perché quando parla di, 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 di Collenuccio, col di Pandolfo Collenuccio da Pesaro e dei suoi apologhi a un certo momento dice ah sì, cioè questa modalità qui di discorso nasce da Socrate, da Socrate e Socrate dice una cosa importantissima io non sono come i sofisti non sono come i sofisti cioè la paideia deve essere la formazione la costruzione, il discorso il, il rapporto tra le persone non può essere condizionato dal denaro da, da, neanche da, da, cioè, da, da, da uno stipendio no no da, cioè, do, dobbiamo essere fuori da questo meccanismo perché il gioco dell'interesse il gioco dell'interesse è una cosa spaventosa che Stravolge le nostre università, le nostre scuole. Di... Oggi si parla, ad esempio, io qui parlo, l'ho detto prima: parlerei davanti a voi e anche ai 100 studenti che non ci sono. La prossima volta, se non ci sono i 100 studenti, non vi regalo neanche una parola. E quando dico una cosa. È per sempre <ride> sì 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 va bene veniamo ai, ai entriamo, entriamo e trovate ecco subito qui guardate l'immagine che c'è eh, filalite che è la verità l'amore della verità anzi ecco sì bravi, bravissimi sì, bravissimo <ride> filalite filalete a filosofos <ride> Va detto questo e, e, e il libro di Mattioli e gli studi e le cose e gli, soprattutto le opere di Luciano sono interessantissime da questo punto di vista. Perché amore della verità è questo che fa gli uomini, lo dice Socrate nel trentottesimo paragrafo dell'Apologia. Della... La vita senza la ricerca no, no, non vale la pena neanche di, di, di essere vissuta. E la ricerca, ricerca non è la ricerca uh, accademica dei ranking o, o, o dell'iperproduttivismo o del parossismo de, 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 dell'assurdo. Va bene? No, l'amore della ricerca, la ricerca è un fondamento del, della nostra testa e della nostra vita. Perché c'è un rapporto tra, tra la ricerca e la vita, come dice Socrate. E qual è questo rapporto? In che cosa consiste questo rapporto fondamentale? Semplice, noi siamo mortali. Primo, noi, nessuno di noi, nessuno di noi si può permettere di dire io posseggo la verità questo è diciamo il più bel frutto dell'Europa dell da Omero in poi da Omero in poi ecco i classici come dicevo prima non sono fatti per dormire o per essere contenti o per mettersi la corona di alloro anche anche ci piace io nel balcone di casa, poiché mia moglie non mi lascia piantare un alloro in giardino perché è invasivo, come nella mia vita sono invasivi i libri e non c'è spazio di troppo per mia moglie. Va bene. Va bene. Sì, 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 sì. Eh, eh, come dicevo, sì, mi sono... Perso. Sì, sì, no, dicevo l'alloro... La, 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 no, 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 proprio mi, mi sono completamente comp Probabilmente l'hai piantato sul balcone. Sì, ecco, sì, l'ho piantato sul balcone perché ho il piacere di, di guardarmelo tutte le mattine. Coltivo un piccolo all'oro davanti a me, mi fa compagnia, è la natura, è la vita, le cose. Insomma, quindi benissimo. Però dicevo, ecco, sì, i classici, i, i classici sì. sono, no, no, non, sono fatti, non sono fatti. Sì, l'alloro come bellezza, va bene? E ieri sono stato nelle vostre, nella vostra meravigliosa galleria estense. Io starei sempre là. Sempre là. Vi do, vi do un'idea un perché no, 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 sono qua per, per, per dire quello che, che mi passa per, per, per no, quello che fa, faccio tutti i giorni. Va bene? Nel senso che sto lavorando con questo laboratorio di cui parlava prima Marcella, eh, è un laboratorio con i miei allievi: sono 25, 30, 40 mh, giovani. Va bene, con questi costruiamo dei percorsi. Stiamo lavorando su questo tema terrificante che si intitola Iliu Persis, Troia brucia, è il mio prossimo libro, oltre a questo in concomitanza con quello collettivo ne esce uno terrificante che si intitola Troia brucia. Come e perché raccontare l'Iliu Persis? Cioè come perché raccontare la guerra, o meglio la caduta della città. Quando le bombe entrano nella città, e in Italia le abbiamo conosciute in tutte le nostre città, in tutti i nostri più bei monumenti, a Vicenza è andata a fuoco la Basilica Palladiana, il Palladio, tanto, tanto per dire, il teatro olimpico dove noi lavoriamo normalmente no, non è per fortuna stato colpito dalle bombe. Quando la guerra entra dentro nella città succede una cosa incredibile. Finisce la civiltà. Noi siamo le nostre città. Ieri alla galleria c'era questa bellissima quadro. Anzi, è una serie di quadri di, 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 di... in questo momento mi, mi, mi salta il cervello, scusatemi. No, 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 vabbè, mi ritorna dopo. Eh, Dicevo: questa serie di quadri con le rappresentazioni di Ovidio e c'è Apollo che abbraccia. Mi, mi dica, mi aiuti? Tintoretto, sì, 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 ovvio, ovvio, sì, sì. Ci sono queste bellissime tavole, eh, eh, questi oli bellissimi che sono, sono fantastici. E c'è questo, questo Apollo che tenta di abbracciare Daphne che si trasforma in alloro e il nostro prossimo libro dei classici contro che è dedicato alla natura si intitolerà come ha voluto Filippo Maria Pontani Abbracciare Daphne. Il libro di Mattioli, perché sennò. Sino... Allora, questo libro di Mattioli, vi faccio vedere l'originale. Che devo dire è, è bellissimo, però è introvabile. Io l'ho preso, c ho, c ho la data qui negli anni 90 a, a, a Napoli durante un seminario. Quindi sono stato fortunato. E, e, e ecco quello che va detto è, è semplice. Allora, il libro, il libro di Mattioli nel 1980 non è oggi. Nel senso che, eh, allora, Luciano di, Samosata, Luciano di Samosata, se voi andate a vedere ancora oggi nelle vostre storie della letteratura greca, lei professoressa insegna greco, vero? Sì, quindi lo sa benissimo. Sono dedicate pochissime righe o, o pochissima attenzione, poi eh, state a sentire, perché questo è quello che spiega eh, Emilio Mattioli. Cioè, spiega di cosa siamo fatti va bene nel senso che noi crediamo di dare poca importanza a Luciano perché quei, quei pirle dei miei colleghi non sanno quello che fanno va bene però, però però va detto questo va detto questo allora tutti quelli che hanno fatto un liceo classico qua dentro sanno che il primo greco che si compita il, il primo greco no 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 le frasette i primi brevi testi che ognuno di noi va a toccare, che cosa sono? Su ditemelo, i dialoghi dei morti, degli dei, o, o qualche pezzetto di storia vera perché è troppo bella per non, non essere toccata. Il primo romanzo di fantascienza che arriva, che arriva tra gli astri, delle guerre stellari, arriva in America nel secondo secolo d.C. bene? Mette, mettiamoci d'accordo, tanto per capire di cosa si parla. Comunque, dicevo, ecco, sì. Negli, ancora negli anni Ottanta, come frutto di, di una, una cultura positivistica, o un po' troppo schematica, o via di seguito, eh, Luciano di Sambostra era stato un po', eh, diciamo, marginalizzato. Marginalizzato, tra virgolette, nel senso, e questo ne paghiamo ancora lo, lo scotto un pochino, dopo secoli e secoli. Di, 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 di... Cioè Dico questo, tutta la vostra letteratura europea tutta la vostra migliore letteratura europea eh, è fatta di questo autore qua e passa attraverso volenti o nolenti ecco Mattioli ha messo in luce questa cosetta qua cosetta va bene ha detto ma che cosa è successo con questo autore ecco quello che dicevo sul compitare il greco con, con Luciano attenzione è quello che, che mette che spiega Emilio Mattioli in questo, li, in questo libro che voi dovete avere perché è una miniera è una cosa fantastica. I libri sono fatti per vivere, per scoprire. Ecco, questo non è un libro che leggete. Ci siamo? È un libro che studiate. Cioè, ogni parola, ogni autore, ogni riferimento diventa lo spunto per una ricerca. Potreste passarci la vita. Auguri. Allora, dicevo, sì, il libro di Mattioli, che cosa fa? Spiega perché noi leggiamo al liceo classico oggi. 500 anni do, do, dopo la riscoperta di, di, di Luciano, anzi di più di, di 500 va bene. Nel 400, nel 400, nessuno in Europa sapeva il greco, più o meno. E, e lo spiega bene il, il, nostro, il nostro Mattioli. Nel 1397, Emanuele Crisolora apre una cattedra di greco a Firenze. È il primo greco in Italia. E forse anche a, a nel mondo moderno, diciamo occidentale, perché veniva ovviamente dalla, dalla Grecia, dal Bisanzio, da Bisanzio, cioè è il momento in cui sta per crollare l'impero bizantino, e, e, e gli studiosi bizantini vengono in Italia ma sono anche, ecco, gli umanisti nasce il fenomeno dell'umanesimo che hanno cominciato con il latino Poggio Bracciolini, il satirico di Petronio, un po' di tutto insomma, no? eh, cose ed è una, un fermento culturale formidabile, cioè questi con i classici non dormono hanno, hanno un, un desiderio spasmodico di classici il 400 italiano e il 400 italiano perché prima di tutto è una cosa nostra quindi di questi luoghi qua E quindi quello che fa Emilio Mattioli è mettere in evidenza che cosa succede di questo autore antico che si chiama Luciano di Samosata, che è vissuto nel secondo secolo d.C. e quindi un autore più o meno tardo, si chiama letteratura imperiale oggi o cose di questo tipo. Ed è un autore che però è, è, è interessante, nel senso che sta dentro la seconda sofistica, che è questo movimento. Questa questa vague culturale del, secondo, del primo, secondo, terzo secolo dopo Cristo si può allargare un po' rispetto a quello che si dice nelle storie letterarie eh, più, più, più 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 sintetiche <ride> Va bene? E, e, e questo questo autore qua state direttamente sentito Luciano di Samosata. Io dico Samosata. Perché è la forma corretta. <ride> Va bene, no, si può dire anche Samosata, Ad oggi si dice Samsat ed è un borgo sommerso da, una gran, da un grande lago sul, sul Tigri, sul fiume Tigri, anzi tra i Tigri e Eufrate E, e, e dicevo sì, sì questo, questo quest autore viene dai margini dell'impero romano e io lo dico così, sparo una cosa, ma che cioè è figlio di, di, un, di un impiegato dell'impero romano che ha sposato una donna caldea. Quindi è una figura quasi, quasi un, un immigrato, un migrante o, 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 o comunque uno che viene dai, dai margini, un po', un po' eh, mes che mescola, la, 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 la lingua della mamma non è il greco. Impara il greco, va a scuola, fa il liceo classico e impara il greco, si innamora di queste cose qua, Omero, bellissimo, dice. Solo che, solo che viene dai margini. E questo è molto interessante e in fin dei conti, cioè provate ad ascoltare quello che, che, che sto dicendo pensando a questo nostro mondo attuale, con, con tutti i problemi, e i drammi che ci sono dentro. Insomma. Questa figura qua nel secondo secolo d.C. impara bene il greco e con la impara, lavora sulla tradizione letteraria e fa da, da, con il suo sguardo strano, va bene, fa delle cose che sono un po' strane e che sono anche non accolte. Troppo bene nel senso che crea sospetto, imbarazzo, poi parla, parla diciamo di fronte ai filosofi e cerca di, 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 di criticare il loro, il, la loro altezzosità Tutti questi che vanno ai festival. Io sono contro la parola festival, mi dispiace dirlo, lo so. Sto parlando di, di no, novice eh, fabula narrator. Va bene? Sì, l'eccesso di festival, l'eccesso di, 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 di cioè, mh, cioè è una cultura da spettacolo. Io stesso, sentite come parlo. Dovrei essere più cattivo, più, 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 più... Cioè, no, cioè mi abito a quello che è il mondo, sì, ma in questo contesto del secondo secolo d.C., in fin dei conti c'è una grande, e quindi bene anche i festival, va bene, eh, c'è una grande vague culturale, e, e cioè si parla, ecco, quindi benissimo i festival, si parla di cultura, della cultura non vuole più sapere niente nessuno, se c'è un festival in cui ci sono migliaia di persone che parlano di queste cose, anzi che parlano, alcune che parlano... e, e Migliaia che ascoltano, va bene, facciamolo. Quindi vedete, mi, 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 mi contraddico, mi contraddico. No, no, non mi contraddico. La realtà è complessa, e immobile. Questo ecco, questo autore entra in questo grande sistema in cui è stato inventato il liceo classico e la parola classico, o i classici. Va bene, se noi leggiamo Euripide, Eschilo e via di seguito, è perché nel secondo secolo questa vaga culturale dice questi sono i classici e sono i codici che ci sono arrivati. Luciano lavora di straforo in questo sistema, va bene? Nel senso che è uno che dice ah sì, belli i classici, però noi siamo noi e dobbiamo prenderci la croce sulle spalle e dire tutte le cattiverie anche contro i cristiani. Va bene? No, non sto scherzando, è quello che dice Mattioli in questo libro. Cioè Luciano fa un'operazione interessantissima, nel senso che riprende profondamente una, una grande tradizione culturale, va bene? riprende una grande tradizione culturale e con quella tradizione culturale entra nella vita perché la letteratura è bellissima ma entra nella vita entra nella vita ed è qualcosa di straordinario cioè non sono le nozioni l'erudizione, queste cose qua è molto, è anche questo scherziamo, se uno non mi sa quando è nato, no non lo sa nessuno quando è nato Luciano <ride> però intorno al 120 dopo Cristo va bene sì, 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 cioè, questi, queste cose sono qualcosa di, 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 di formidabile e, e quindi ecco, il discorso su, su Luciano nel 400 parte proprio da questi, da questi ragionamenti. Luciano è un autore che entra nella cultura classica e inventa altro, inventa altro. Cioè riprende tutti gli elementi tradizionali e costruisce qualcosa che viene chiamato Spudoghello ion. Riprendo, copio tutte le parole da, da Mattioli, le ha dato naturalmente a, a, a quello che è il mio, il mio, la mia riflessione, e, e va detto questo: sì, sì, lo, lo spudoghello, io, spudoghello io vuol dire serio comico. Allora, il fondamento di tutto il lavoro sono tante opere, il corpus di, di, di Luciano. E sono una più interessante, affascinante, strana, problematica del, dell'altra, e sono tutte intrise in tessute di Omero, Esiodo, Euripide, e Demostene. Tu uccidi via di seguito. Perché quello che dice, vale anche per i nostri classici oggi, va bene? quello che dice, ma è inutile che noi facciamo gli snob, diciamo, ah, la cultura moderna, noi abbiamo il cellulare, il tablet o altre cose del genere. Cioè, ce l'ho qua, l'ho astutato, come direbbe Camilleri, va bene? È inutile che noi facciamo questo. Noi siamo, siamo intrisi di questo, siamo fatti di questa roba qua. Qualsiasi gesto noi facciamo, che sia un brindisi o un viaggio, questo è Omero. Ve lo posso dimostrare ma non faccio lezione perché ho già detto abbastanza. Basta. Quindi il libro di Mattioli entra in questa complessità e dice cosa è successo nel 400, quando la cultura greca era completamente scomparsa dall'Europa, ne sapevano molto. In, nel mondo arabo, ma noi non avevamo perso anche la conoscenza di questa lingua, e invece nel 400 è successo un miracolo. Questo miracolo italiano, va bene? Questo il lucianesimo, come l'ha definito eh, Emilio Mattioli, va bene? Il lucianesimo è stata una cosa. Impressionante perché ha inventato il mondo moderno ed è pazzesco. Un autore marginale che viene dai confini fa delle cose che dicono: sì, la lettera da quel momento. La letteratura europea state a sentire, non è, non è qualcosa di osse un ossechio nei confronti dei classici. Ma la letteratura europea, Leon Battista Alberti, c'è un capitolo formidabile su Leon Battista Alberti in questo, in questo libro, va bene. E Leon Battista Alberti, forse, che, che è anche un architetto, ha inventato di tutto, quindi, commistione di competenze, di capacità, di, di modo di vedere la vita. O, 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 dal punto di vista del, del Lucianesimo, il suo libro più importante, forse, sono, anzi, sono le intercenales, fra le cene, sono dialoghi, sono, sono trattati eh, operette morali. State a sentire questo, perché i libri, i, le, le opere di Luciano, si chiamavano in greco etica. Etica. Che viene tradotto in italiano, Operette Morali. Vi ricordo qualcosa? <ride> ne ha parlato Mattioli in una serie di articoli, non in questo libro, va bene? Ma sì, ecco, in Europa entra, a cominciare da Leon Battista Alberti, ma poi. C'è una serie infinita di nomi e di personaggi che vengono, di cui parla Mattioli, e, e, e questo è particolarmente affascinante perché a cominciare, ecco, io ho nominato prima Pandolfo con le Lucio, che nessuno di noi conosce. Io sono andato a prendermi questo libretto rosso, va bene, con gli apologhi Lucianei, e c'è addirittura Luciano come protagonista, uno dei personaggi dei dialoghi. Quindi, interessante. E, e, e va detto questo: sì, sì, sì. Queste, que, questi autori aprono delle pro, cioè, le prime traduzioni. Tutta la serie del lavoro sul testo di Luciano è il motivo per cui noi, cioè tutti in Europa, hanno imparato il greco compitando sui testi di Luciano. Ecco perché Erasmo da Rotterdam viene a Venezia, va bene, e insieme col mio amico Aldo Manuzio, va bene, no, mio amico, sono un po' più giovane, va bene. Sì, sì. Insieme col mio amico, ma amico perché gli voglio bene, insomma, no? Ecco, 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 avete, avete sentito, cioè gli autori, sono i nostri, ci viviamo insieme. E il libro di, di Mattioli ci insegna proprio questa roba qua. Cioè, tu trovi un, quello che prima è un nome, e poi dici, ma come? A, Aretino ha scritto delle cose, Lucianei. E allora vai a prenderti i suoi libretti e li leggi e vai e trovi tutti i riferimenti. Però dicevo: sì: questo autore apre le prospettive in maniera formidabile, in maniera proprio formidabile. Cioè, parlo di Mattioli apre le prospettive in maniera formidabile su quella che è la letteratura europea perché per capire qualcosa di Erasmo da Rotterdam per, qualcosa, per capire qualcosa e qui eccomi, mi rifaccio uh, a, 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 a Marcella Farioli va bene eh, agli studi di Marcella Farioli sull'utopia l'utopia di Thomas More che cosa credete che siano queste rabbia Erasmo da Rotterdam alla fine del 400 inizio del 500 viene in Europa anzi no in Europa, in Italia, scusatemi, e viene in giro qua tra gli umanisti, li conosce, frequenta le biblioteche, e vede che c'è, ci, cioè sente parlare di Luciano da tutti, anche da Mattioli. <ride> Va bene? E succede un miracolo, cioè si ricopia i testi greci, si, 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 si li traduce in latino e poi... Ciri, mentre a cavallo torna indietro e poi va a trovare il suo amico Thomas More, va bene, succede una cosa, pensa, <ride> pensa a cavallo, vai, <ride> rifletti, si rimescono le idee, <ride> potrei farvi degli esempi ma non li faccio. <ride> e, e, su, <ride> succede una cosa fantastica nel senso che come gli umanisti italiani hanno cominciato a riscrivere, a scrivere, a inventare con questi autori qua, Uh, 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 il, nostro, il nostro Erasmo da Rotterdam ci riflette, si porta que queste traduzioni, queste traduzioni in, in latine e i testi greci in Inghilterra, va a trovare il suo amico Thomas More o gli spedisce qualcosa e, e Thomas More, Erasmo da Rotterdam, scrive l'elogio della follia, che è un testo lucianeo. C'è una spettacolare premessa in latino, ovviamente, ma ci sono anche le traduzioni, va bene? E dice a un certo momento, sì, io queste idee qua le ho prese da Luciano di Samosata. Nell'Utopia di Thomas More e qui mi fermo e passo la parola, la, lascio uh, la parola a Marcella Farioli perché ho detto già troppo e basta, però possiamo andare avanti fino a questa sera, non c'è problema. Eh, dicevo: dicevo Siamo sì, certi che puoi andare avanti. <ride> sì, dicevo, dicevo eh, nell'utopia di Thomas More, c'è questo Rafael Hitlodaus, questo navigatore portoghese. Che, che insieme va con Amérigos Sve, no, Vespucci, va bene, va nel, nell'oceano e arriva ai margini, agli antipodi e lì viene lasciato in mezzo all'oceano in alcune isolette dalle quali parte per andare ancora oltre fino a scoprire l'isola di Utopia. E incontra questa isola di Utopia, dove c'è, state a sentire, perché questo ecco qui l'ho dimenticato, ma, ma, ma cioè dovrei eh, il tempo è troppo lim limitato per poter di dire tutto, ma la cifra fondamentale di Luciano, di Samosata state a sentire? È il pensiero socratico, il pensiero critico, anche se volete, anche contro Socrate per certi versi? Ma il pensiero critico a tutti i costi, la quella che noi chiamiamo oggi satira, il pensiero libero, la libertà di parola a tutti i costi, e quando dico tutti i costi, è interessante, perché questo, questo, questo uh, Pandolfo Collenuccio da Pesaro, va bene, era un intellettuale, come intellettuale aveva un po' di competenze di cose, era ai servizi de, degli Sforza uh, e, e, e via di seguito, e prestava i suoi servizi. Poi alla fine, come l'amico Thomas More, hanno imparato da Luciano, uh, state a sentire, hanno imparato da Luciano di Samosata, che quando la nostra testa, Vede delle cose e dice, forse è bene di, di esprimere il proprio pensiero, la propria riflessione, non tenersi nascosto, niente omertà, non, nessuna paura. Bisogna dire cioè, la verità non è possesso della verità, ma è tentativo. Con la no questo è il meglio della nostra democrazia che oggi non sa neanche dire bla bla io mi vergogno degli esiti della nostra democrazia perché le parole che sentiamo non sono neanche parole sono meno subumane mi dispiace non abbiamo ecco le nostre democrazie dovrebbero saper costruire pensieri non slogan che mi importa dello slogan sono capace anch'io ne volete dieci in dieci secondi faccio dieci partiti politici da solo Va bene, sì, dice, concludo, concludo. Sì, ecco uno dei fondamenti di, questo, di questa letteratura che diventa: ho, ho detto Utopia, Thomas More, ho, ho, detto, ho detto Erasmo da Rotterdam. Ma i viaggi, io da piccolo li chiamavo così, i viaggi di Gulliver, che sembrano una favoletta, sono le storie vere di Luciano con, con la critica del mondo occidentale che fa sempre guerra per niente, perché l'uovo si deve spaccare dalla parte grossa o dalla parte piccola. Questo è Swift, eh? non sono io che, che, che stamattina c'hanno le uova sode e, e riflettevo su questo. Va bene. Va bene. Quindi apre, ecco, e anche tutto il discorso sull'utopia, sull'utopia, su, su, su sull'utopia, sull'utopia, L'utopia è di fronte ai mali del mondo, che cosa possiamo fare? Almeno mettiamoci il pensiero: almeno mettiamoci il almeno, almeno se siamo a Ventotene nel, nel 41, 42, 43, quando le armate naziste sono in tutta Europa. Va bene, se siamo in tre o quattro Rossi, Colorni o qualche altro, va bene, Pertini, e stiamo chiacchierando, almeno immaginiamo un'Europa unita che non fa la guerra per il tubo da migliaia di anni e che si uccide. Quindi, ecco, tutto questo è venuto, è venuto perfino le operette morali o, 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 o i, i quadri di De Chirico o, o, o quelli di, di, di suo fratello Alberto Savinio che vivevano ad Atene, peraltro, spesso. Sì, mm. sì, 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 sono intrise di questa roba qua. E, 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 e basta. Dopo. Lascio qualche. Ma io il sarò, sarò numero... molto ah, più marzo. breve. <ride> eh, io. Volevo dire soprattutto che questo libro Luciano e l'umanesimo che io ho letto adesso, in preparazione l'avevo guardato, sfogliato, ma non, non l'avevo mai letto per intero, eh, mi è piaciuto molto eh, per un pregio raro che ha, sempre più raro adesso, unisce un, un, un rigore, un libro dottissimo, pieno di, di... che chiaramente <ride> ha dietro di sé uno studio enorme della materia, una capacità di maneggiare la materia. Però non è uno studio erudito e basta, è qualcosa di molto di più. È uno studio che pur essendo rigoroso, ricco, erudito, dotto porta un'idea veramente nuova cioè questa idea perché come diceva Alberto non è scritto adesso questo libro quindi adesso forse gli specialisti di Luciano anche grazie a questo libro quest'idea ce l'hanno più chiara ma a, quando fu scritto eh, questa nozione di Lucianesimo che propone una nozione mh, nuovissima interessantissima come interessantissimo il modo in cui, eh, in cui la declina e adesso eh, arriverò anche a questo. La seconda ragione è che è un libro vivo io mh, faccio una parentesi, penso farà piacere alla signora Mattioli e a Maria eh, questa, questi due aneddoti che, che posso raccontare semplicemente perché mh, raccontavo a qualcuno la lettura di questo libro. E mia suocera che ha fatto il muratore, mia, mia, mia suocera ha 73 anni, mi ha detto, oh, ma Mattioli era il mio professore e in questo muratore austero in cui non si rideva mai... Eh, lei dice quello che ricordo io, oltre alla sua bravura, erano queste belle risate, queste risate forti che risuonavano in classe: c'era vita e allegria che invece non si percepiva in un, mur un muratore ancora rigidissimo. Mm. Sì. E la seconda è un'amica invece che ha studiato a Trieste, che l'ho avuto come professore di, di estetica. E lei è di Modena, ma ha studiato là e diceva: Mi ha detto che lui era una persona buonissima e gentilissima con noi studenti e ricordo che. Per noi, poi soprattutto per lei che era modenese, eh, arrivava in classe con questo accento modenese, lei si ricordava questa frase. Ma qui c'è qualcuno che ha fatto uno strazzo di liceo classico, che è capace di tradurmi questo di ogni lungino. Insomma, anche qui l'allegria, la vita, insomma, quella che è la vita che percorre questo, eh, questo testo che eh, è innovativo proprio per la ragione che abbiamo detto. e Basta in realtà non basta leggere la conclusione, ma se si arriva alla conclusione, la conclusione eh, mostra benissimo la, la, la novità di, questo, di, questo, di questa nozione che, che, che Mattioli ha creato, ehm, che lui ripercorre in tre parti sostanzialmente, poi quella sull'Ucinesima è il cuore del... del del saggio, ma anche le due precedenti, sono importanti per fare vedere come la ripresa di Luciano è passata per tutto, per la sua completa malcomprensione, per la sua eh, invece comprensione profonda per un uso, per esempio, ha colpito ha colpito molto la parte sull'uso libellistico no? eh, e, e, la part, e le osservazioni che sono state fatte su tutti coloro che le hanno ripresi, anche per esempio nel come, come parlo di Guarino, in questo caso come si deve scrivere la storia. Ehm, come dire, pensando in Luciano, una serietà che Luciano non aveva assolutamente. Quindi si, si trova una, eh, una sorta di, di, di insieme di regole su come fare la storia in un autore che intendeva fare tutt'altra cosa, così come eh, nella, nella libellistica o anche nella, nella ripresa accademica, diciamo così, del Lucianesimo eh, si, si trascura quell'elemento comico, quello spudaio geloion, quella mescolanza di stili, quella ribellione anche quella originalità eh, che, che, che fanno lo, il succo e il sale di Luciano e che, e che invece questi autori non, non comprendo, prendono penso a Veggio per esempio o ad altri. In questi pamphlet libellistici invece si, capì, si comprende di Luciano l'opsogos, la, 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 la forza dell'attacco, dice... dice Mattioli che eh, gli umanisti, questi umanisti trovarono nel pamphlet alla maniera di Luciano una, uno strumento adatto per le loro battaglie, dice, si sentirono idealmente ricollegati allo scrittore antico che ai loro occhi appariva un implacabile smascheratore di vizi e un intrepido combattente della ragione, da cui i pamphlet di, di bracciolini e di piccolomini. Ecco. Eh, altra cosa che mi è sembrata molto particolarmente interessante è stato il Caron del Pontano, perché ehm, analizzando quest'opera, eh, che, che, che si rifà insomma, che ha come personaggio anche Menippo e che si rifà Luciano, ehm, Mattioli, qui lo vorrei, lo vorrei citare eh, parlando del. del, del degli spunti che questo genere di testo può avere, dice: eh, A me sembra che Luciano sia stato per il Pontano il tramite del sentimento carnevalesco del mondo, quale che è chiaramente un concetto bactiniano, quale si espresse in quel settore particolare della letteratura che gli stessi antichi chiamarono con il nome molto espressivo di Spudoghelion, cioè il settore del serio comico. Dice Mattioli: La mescolanza di toni propri del caron, lo spirito di divertimento che lo preva, pervade, la spregiudicatezza con cui è costruito, trovano. Forse una loro spiegazione, qualora questo testo venga collocato nella prospettiva della letteratura carnevalesca. E lo stesso Baktin, quando eh, quando parla della sua letteratura carnevalesca, parla della, della Minipea, dell'insieme dei generi, e dice, eh, qui cito Bactine una sai grande importanza acquistò nella Menipea, la rappresentazione degli inferi, da cui trasse origine un genere singolare, colloqui dei morti, largamente diffuso nella letteratura europea del Rinascimento. Ancora qui c'è dietro Luciano. Questa eh, discesa agli inferi comica. Eh, che ha un precedente peraltro, ci sono delle commedie dell'Arcaia in cui c'è un viaggio nei morti, sono i metalleis eh, di Ferecrate ma anche eh, probabilmente i frigitori di Aristofane ed anche probabilmente le sirene di Nicofonte in cui il viaggio dei morti è proprio il luogo totale del rovesciamento della, eh, delle straneità e quello di cui parlava Alberto prima e cui gli chiederei di fare un approfondimento mh, della mh, della, dello sguardo straniero, dello sguardo estraneo che si trova in queste commedie, nelle opere di Luciano, moltissimo come arma della satira e per cui si guarda la realtà da una diversità, da un'alterità. Gra gra grazie, io volevo che parlassi solo tu adesso, basta, invece mi tocca dire ancora cattiverie. Sì, sì, ecco, hai toccato delle cose bellissime e devo dire ecco, prima di tutto prima hai detto delle cose sul, sul riso, cose, sul, sul riso. E statemi a sentire. Eh, voi tutti sapete che cosa è il riso, allora, il riso, il riso avete ecco, ditemi, avete un proverbio sul riso? Se, se il riso abbonda nella bocca degli stolti Questo è un bel proverbio molto interessante che dice il contrario di quello che, dice, di quello che riporta Luciano a proposito di Aristotele. Che nel, 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 nel partibus animalium dice, dice eh, l'uomo, l'uomo è l'unico essere. Cioè, se ha qualcosa di, di interessante, l'uomo rispetto a, di diverso, di, è un animale mettiamoci siamo degli animali e restiamo quello che siamo feroci forse tra i più feroci ma se c'è una cosa interessante è il riso e state a sentire interessante perché cioè, questo lo dice Luciano e lo dimostra con tutte le sue opere il riso è qualcosa che permette di scardinare l'austerità e la rigidezza dei prima di tutto dei pensieri, cioè quando tutti fissi su un pensiero, quando una cultura si fissa un, su un pensiero, quando una società si fissa su un pensiero, è pericoloso diventa il pensiero unico, diventa diventa il fascismo, diventa il nazismo, il comunismo, quello quello che volete, insomma, no 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 non ho problemi di 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 etichette. Quando ecco, se vogliamo, quando ci crediamo di possedere quando crediamo di possedere la verità, l'uomo è fatto per cercare la verità e essere in continuo dubbio. Il riso, il riso è quello che, che mi, mi, mi provocatoriamente mi metteva in mente eh, Marcella Farioli parlando di Spudo Gheloion <ride> e di, di prospettiva straniante, che sono tutte idee che ha messo in evidenza Bakhtin e che, che, che eh, e sono idee che sono, erano emerse negli stessi anni in cui Emilio Mattioli pubblicava il suo libro, che è profondamente anche intriso di, 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 dei pensieri della discussione. Bello, perché cioè, è, è un libro modernissimo, modernissimo anche oggi, che certe cose le abbiamo dimenticate. Però ecco, dicevo: sì, il riso, il riso state a sentire quando noi ridiamo. Beh, è interessante il riso e, e potrei lavorarci molto. E, e ne, ne, nel mio libro che si intitola Gli occhi e la lingua della satira, e l'ho intitolato così perché quando fai satira, come è capitato, ecco, non l'ho detto forse alla fine, come è capitato a, a, a Pandolfo con le nucce da peso e come è capitato a Thomas More, quando tu ti permetti di cercare di dire una verità o hai il tuo, la tua prospettiva straniante, la prima cosa che ti fanno è cavarti gli occhi e tagliarti la lingua e poi ti bruciano anche i libri, si fa così, questa è la vita, questa è la storia da protagonista. Bene. Allora, dicevo, dicevo sì, sì, interessante, nel senso che il riso, il riso non è quello che si, si dice nel proverbio, che non so esattamente quale origine abbia, bisognerebbe andare a vedere i proverbi di, il volume dei proverbi dell'amico Renzo Tosi, quindi cercate e, e, e lo saprete. Quello che però invece è la verità di Aristotele... È questa, il riso, il riso, cioè quando noi ridiamo, se ad esempio io dico una battuta, dico una cosa strana, eh, voi vi divertite, vi compiacete, eh, ridete, ridete. E il riso è una reazione fisica, semplicemente, è una, eh, si dice a ah, morire da ridere, ridere a crepapelle, cioè, sono tutte emozioni fisiche, no? solo che partono ovviamente da una sinapsi. E sinapsi vuol dire contatto logico, inedito. E scusatemi, sinapsi. Sinapsi, cioè è l'intelligenza. Sarà anche elettricità, va bene, <ride> però è l'intelligenza. Quindi il riso, ridere, non è nella bocca degli stolti. No, no, il contrario. E questo lo dice Luciano. Già questa è una prospettiva straniante rispetto a. a però, però c'è altro da, da dire, nel senso che allora, noi in qualsiasi società, e questo è il motivo per cui hanno ammazzato Socrate, va bene? In qualsiasi società, anche la nostra, noi ci abituiamo a delle cose, va bene? Ci abituiamo a delle cose. E, e, e quando tu ti abitui a delle cose, anche se non vanno bene, anche se sono orribili, anche se sono brutte, eh, va bene? Un po' alla volta ti abitui, la società si incrosta, anche quando vanno bene, va bene? Comunque c'è un irrigidimento de, 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 delle nostre menti, della società, de, de, de. E, e, questo, e questo non è una buona cosa. Nel senso che una società si irrigidisce sui suoi allori o sui suoi valori o pseudo valori, va bene? E che cosa succede? Crediamo di essere felici. Ci vuole qualcuno, questa, e questa è la funzione della Paideia, della cultura, de, 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 dei professori a scuola che sono dei rompiscatole e, e, e via di seguito. Cioè, il fermento intellettuale, fare la parte di Socrate che state a sentire al mattino. Voi perché credete che Socrate l'abbiano ammazzato? Su perché credete che l'abbiano ammazzato? La democrazia, mica altri, eh? Perché lui quando si svegliava al mattino faceva come Marcella Farioli, va bene, e andava al mercato, va bene, che è un era un bellissimo, il mercato del Pireo, c'era di tutto, e troc troc scendeva giù per, 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 per le lunghe mura, va bene, e andava al mercato, ogni volta che incontrava qualcuno, per quel qualcuno era una disgrazia, perché gli diceva, ah, ciao, come stai? Do, dove stai andando? ah Sto andando in tribunale, ma tu sai che cos'è il giusto? Sto andando a fare un sacrificio, sto andando in chiesa, ma tu sai che cos'è il santo? Cioè, che cos'è? Cioè, ma hai qualche idea seria o no su queste cose qua? Prova a riflettere su, uh, su co di cosa siamo fatti e state a sentire. Ognuno di noi, quando sale in macchina al mattino, o quando, ecco, uno si sveglia, adesso ancora, ancora, ancora ci svegliamo con la luce, ma tra poco non ci sveglieremo più con la luce, e devi accendere la, 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 la lampadina. E ti fidi, esiste il bottone, hai degli automatismi, va bene? Quindi servono delle, delle cose un po' che funzionano, cioè se tu cambi il, il, il sistema delle marce ogni giorno, eh, vai a 130 in autostrada e fai la retromarcia. Invece con gli automatismi, però, però ecco, quello che è importante in una società è che ci sia qualcuno che ti mette in dubbio le, che mette in dubbio le tue certezze. E questo permette a una società di essere dinamica, di crescere, di trasformarsi, di eliminare quello che, che non va e, e di costruire quello che, che, che va, di trovare le vie per, per, per reinventarsi. Allora, lo straniero, Luciano di Samosata, state a sentire è pazzesco, è uno straniero che ha imparato il caldeo dalla mamma, ha studiato a scuola un po' di greco e questo qua, questo qua nel secondo secolo fa i suoi le sue performance. Racconta delle cose stranianti sul, sui miti, sugli dei, anche perfino su Gesù Cristo, perché lo riporta Mattioli: c'è un bellissimo commento della Suda del X secolo d.C. che dice così: Luciano di Samosata soprannominato O blasfemos, il blasfemo e il maldicente, oh goro sto inventando il greco, no, io ho solo la traduzione, ma, va bene, perché l'ho riportata da quanti Perché nei suoi dialoghi fa risultare ridicole anche le cose tramandate riguardo alla religione. E qui siamo nel X secolo d.C., quindi i riferimenti. Sì, perché questa testa dire è pazzesco, cioè tu non te l'aspetteresti. Questo autore qui è un testo mh, satirico pesantissimo contro un filosofo che si chiama Peregrino Proteo, Va bene, o Pellegrino di Paro, e, e questo, questo, in questo testo parla anche di Cristo. E attacca, state a sentire, e attacca in maniera terrificante il fanatismo dei cristiani. Che non sono diversi da tanti altri fanatismi, semplici. E è interessante perché, beh. Lo, lo posso dire, beh, questo, Socrate dice, noi siamo uomini, gli unici che posseggono, fermate la registrazione, gli unici che posseggono la verità sono gli dèi, o Dio se volete, ma noi uomini, nessuno di noi può permettersi di dire io possiedo la verità e la parola di Dio sono io. l'Europa il pensiero da, da Omero perché ve lo posso dimostrare va bene in poi cioè se c'è una cosa buona nel greco anche ha altro che quelle sciocchezze della lingua geniale chiudete quella baracca vi faccio un fa, vi chiedo un favore è una vergogna quella è demagogia è presa per i fondelli Guai, se comprate ancora uno di quei libri in edicola, che sono fatti per prendere in giro le persone e anche i classicisti che si lasciano menare per i fondelli. Chiuso. Basta con le cattiverie. Sì, torna al discorso. No, Luciano che cosa fa? Attacca anche i fanatismi, come tutti i fanatismi, perché ce ne sono di tutti i tipi, e, e anche capita anche i cristiani. Poi passa attraverso il cristianesimo e stranamente si sì, viene attaccato e di, si dice. È un maledetto, un cataratos, perciò nella vita ha pagato pene suffi, bene sufficienti di quella rabbia, viene sbranato dai cani. Quest'estate a, 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 a Bagnaia sono andato a prendermi del pane nel forno buonissimo e un cane mi ha salito e mi ha morso. Ho detto, ah, sono come Luciano. <ride> che bello. <ride> Va bene? Sì, perciò nella vita ha pagato con bene sufficienti di quella rabbia, mentre in futuro, erede, erede del fuoco eterno, starà con Satana. Però, per cosa strana o fortunata passa attraverso, attraverso quello che ha illustrato benissimo Emilio Mattioli, passa in, in, in Europa e diventa altro, diventa Rabelais, Gargantua e Partagruel, cioè un testo... Ma che oggi cita, nel finale c'è questa bellissima apertura agli studi, anche lui dice, nel finale dice la nozione di Lucianesimo che io... Propongo vale per il 300 e il 400. Per il 500 non si può più veramente parlare di Lucianesimo, ma non si può parlare del 500 senza aver capito come l'umanesimo nel 300 e nel 400 ha compreso, introiettato o anche non compreso Luciano, quindi come lo ha trasmesso. E questa è una formidabile apertura agli studi cinquecenteschi, volendo. Lui stesso cita appunto, lui dice, usa. Eh, Citando ehm, Natali, dice, soprattutto eh, qua in quarto di Natale Caccia, scusate, aggiunge: eh, in, in Germania Erasmo e Lutten, in Francia il Rablè, in Inghilterra il Moro, questa bellissima espressione, peccarono in Luciano, no? quindi l'apertura a, a, a uno studio. Partendo sì. da quest'ottica del Cinquecento, sì, sì, sì. da, dal punto di vista degli, degli studi, in effetti è, è interessante questo discorso. Adesso che noi abbiamo detto, cioè, io sono un grecista, va bene, faccio il mio mestiere, ma gli, 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 gli italianisti o, o, o quelli che si occupano di filologia medievale o, di, o, di, o, di, o rinascimentale mm. di seguito, cioè. Dal libro di Mattioli è esploso tutto un filone di studi. Io sono stato, mi hanno invitato alla, no, no, alla, alla Normale di Pisa eh, nel, nel 2018 e hanno fatto un grandissimo convegno internazionale organizzato tra Göttingen e, e, e la Normale di Pisa su, sul, Lucianesimo, sul Lucianesimo. Sì, che tra l'altro permette anche di incrociare gli studiosi, perché noi in Italia, per esempio, rispetto alla Francia siamo molto disciplinari, i convegni sono molto disciplinari, mentre invece questo. È veramente cioè, servirebbe appunto una sinergia tra studiosi di umanesimo e, e, e antichisti per poter veramente sviluppare appieno eh, questa tematica inaugurata eh, da Mattioli. Sì, Quindi. diciamo, passiamo adesso alla seconda parte. Va bene, sì, sì. purtroppo abbiamo solo dieci minuti da quello che mi risulta, ma, 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 ma non mi importa. Facciamo una, una piccola seconda parte. Nel senso che, come ho promesso a, a, a Maria Mattioli, eh, volevo dire due parole su, su, su un libretto Lucianeo che ho pubblicato, anzi su due libretti Lucianeo che ho pubblicato di recente. Uno, eh, no, no, non ho ancora. De, de, de. Il primo è questo, cioè Luciano di Samosata, manipola negromanzia. Va bene. Menippo la negromanzia, che è un'edizione con una introduzione formidabile, va bene? Se lo dico tranquillamente perché è un libro che parla della discesa nell'aldilà di Menippo di Gadara, quindi è Luciano di Samosa che nel secondo secolo d.C. parla di una storia menippea, di questo filosofo cinico e paradossale che si chiama Menippo di Gadara, va bene? E è la discesa nell'aldilà per vedere dall'aldilà nell'aldilà e dall'aldilà come è fatto il mondo, ed è un, un, un libro, cioè un racconto satirico. Anzi, è uno dei fondamenti della satira, è lo stesso identico schema, è lo stesso, state a sentire, è lo stesso mm -hmm. identico schema che adotta Dante Alighieri, per fare, cioè la Divina Commedia. Voi sapete per la, perché la commedia si chiama commedia? Ne dicono tante, la mi, cioè io dico la mia parte, va bene? Commedia, commedia la, con la parola commedia nel Medioevo, ma anche nel mondo antico, è l'attacco contro la società satira. Semplice. Ed è fatta attraverso lo spudo ghelloion. Spudo ghelloion, serio comito, che è la capacità, come dice Bakhtin, di mescolare carte completamente diverse. Perché se noi abbiamo solo gli stili elevati, questo... È il discorso che si fa attorno allo Spudoglio. Lo Scudo io come dice Bakhtin, va un po' più in là, anzi, è la potenza della vita, nel senso che tu sei in grado, non hai la tua posizione rigida, aulica, celebrativa ma metti in evidenza che disastro ci può essere dentro alla vita. Faccio un esempietto, noi parliamo di guerra e ho detto fra, fra un mese esatto, abbiamo tre giornate e andiamo a parlare della caduta della città di Troia dentro al museo della battaglia di Vittorio Veneto, in tutte le città d'Italia c'è una piazza Vittorio Veneto, una via Vittorio Veneto, sì o no? C'è perfino un no, una porta aerea di Vittorio Veneto? o sbaglio, una cosa del genere, io non sono esperto, mi dispiace, vado all'accademia all qua e chiedo informazioni. E parliamo di guerra, parliamo di guerra ma noi in tono celebrativo andiamo a vedere quello che è il disastro della guerra, che ci importa di avere la celebrazione, i monumenti, sì, i monumenti, nel senso di ricordare, ma tu devi dire quei giovani, quei 600.000 italiani di, 20, di 18, 20, 25 anni che sono morti su, 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 sulla linea... Dell'isonzo, del piave del, del, del grappa i nostri per me sono, sono è mio nonno insomma no 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 ecco perché no 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 milioni no milioni, no 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 Serio comico vuol dire che tu anche stravolgendo, ecco, vai a stravolgere i codici rigidi dell'Accademia, le loro belle div div divisine bianchette e, e orripilanti oggi, va bene, che però ci fanno incantare, come dice Saffo nel suo frammento 31 o 16. Quello che dice, ah, c'è chi, c'è chi scusatemi, Leo, potrei citarlo in greco, ma non ha la forza la morale, la morale fisica, quella morale sì. Sì, 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 c'è chi dice che, che, che la cosa più bella sulla faccia della terra è una schiera di fanti o una schiera di cavalieri con tutte le loro divise, le armature o una schiera di navi o di aerei, le frecce tricolori e tutti tiriamo sulla testa per aria così a guardare il luccicare delle armi dei corazzieri davanti all'altare della patria quello che ho fatto va bene invece no invece forse non è così la cosa più bella è ciò che noi amiamo che può essere la persona che amiamo ma può essere la nostra mamma la nostra moglie. No, non è mia moglie. Sei confuso. I nostri figli, la vita quotidiana, i tortellini. Sì, e vedete, ho messo i tortellini, cioè, eh, cioè fa parte del il serio comico. Questo, questo è il serio, il serio comico. Però, ecco, dicevo, sì, e, e, no, ecco, vi ho mostrato quel libretto là, ve ne mostro un altro, perché questo, questo l'ho scritto io. Si intitola Vedere Venezia treni satirici quotidiani. Un treno potrebbe essere anche una composizione greca, va bene? Come dice? Sì, un piano, sì, sì, sì. sì. In verità, io quando vado all'università parto dalle montagne e scendo fino a Venezia. E, e quando, quando i treni si impiantano nella campagna, va bene? Perché non funzionano, perché sono pazzi, io devo fare lezione e nessuno mi può impedire di fare lezione e ci sono cento studenti che mi aspettano per una lezione bellissima. Non si può bruciare, il treno si impianta là, e io per vendetta scrivo una satira sui treni. Quindi sono 34 satire, come i canti dell'Inferno mi sono dato arie, e con stile Lucianeo ho scritto queste 34 satirette su, su, di vita quotidiana. Insomma, Quindi secondo i principi che sono nel libro di, di Emilio, e secondo ovviamente gli spiriti di luciano però facciamo due parole ancora va bene cioè, avevamo intenzione con marcella di parlare un po di, di utopia di cosa succede nel viaggio nell'agliolà ecco noi abbiamo parlato di utopia abbiamo parlato di felicità abbiamo parlato di tutte queste robe qua insomma no 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 cioè la, la, la nostra aspirazione cos'è essere infelici sembrerebbe di sì ma non è vero non è vero non è vero noi vogliamo anche essere un po' felici, solo che sulla Terra sembra che ci procuriamo il male e che non sia possibile la felicità e ecco, nella discesa nella discesa all'Ade di, 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 di Luciano c'è una cosa divertente, interessante nel senso che Luciano è come se dicesse, ah, sulla terra forse non ci sono chance eh, andiamo a vedere cosa succede nell'aldilà che è un aldilà, come dice Marcella Farioli, distopico della verità, perché è inutile l'aldilà è l'aldilà, l'unico bene che abbiamo è la nostra vita, non immaginiamo troppe cose Va bene, però, però intanto sì, immaginiamo, perché, perché secondo gli schemi di, di Luciano, noi non ne sapevamo niente di cosa c'è al di là del confine e già questo è interessante perché è al di là di un confine e l'utopia è fondata proprio su questo principio, l'utopia di Thomas More è oltre il confine, è agli antipodi. E l'aldilà è un po' questo, poi addirittura, scusatemi, nei testi di Luciano, a cominciare dal Delucto, ma anche nella Negromanzia, nel Cataplus, si, 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 dice, si dicono delle cose bellissime, cioè c'è una figura, beh, menippo, quando vede l'aldilà, e state a sentire, e vede nell'aldilà che tutti sono uguali, e dice "Iperè Cairon, Oh, sono stato iperfelice! Cioè, crea un composto per dire questa robetta qua. Tu pensa che a proposito di uguaglianza, in un frammento di Ferecrate, appunto, cioè questa la trama si fatica a ricostruire. Sembra che ci siano dei minatori che scavando scavando, arrivano nell'Ade. E questo Ade loro lo declinano i comici in chiave di Paese di Cuccagna Quindi Godereccio con i fiumi di Brodo, le polpette che scorrono. E addirittura lo desumiamo, perlomeno lo ipotizziamo, da un participio femminile. Pare che persino le donne possano essere uguali agli altri. Pensa a te, cioè addirittura questo. Anche se siccome poi c'è un frammento che parla di eh, danzatrici depilate che sono come dire, un altro elemento del paese di Cucagna, c'è anche la possibilità che ahimè quel participio femminile non si risolva in una possibilità anche da parte delle donne di godere dei tordi che cadono dagli alberi. Sì, sì, bellissimo. sì, quindi ecco, diciamo l'aldilà, anche se dobbiamo sapere che è una realtà distopica, ti presenta dei segnali, l'alterità, e poi c'è nell'aldilà, come ha detto bene Marcella, citando Ferecrate, c'è uno dopo l'altro la rimozione dei mali terreni. Allora, primo. Nell'aldilà, questo è, è un pezzetto da, da, dal Cataplus, che è la discesa nell'aldilà. Sembra la barca di. di, di, di mi ricorda, cioè, un, un, mi, mi pare che sia nel film Scoop di Woody Allen, dove c'è questa discesa sul traghetto di Caronte, per contempo una cosa lucianea, quella là. modernizzata, ma, ma bella. Va bene, sì. allora. Quando tu arrivi nell'aldilà, ma, ma è bellissimo, intanto non ci sono i telefonini. Lo, lo, adesso mi hanno messo, ogni volta che devo fare un collegamento per le lezioni, per registrare le lezioni, o okay, che devo anche mettere oltre all'ID, all alla password, devo fare anche l'OCT, il One Time Code. cioè quel co E mentre io digito il code, mi cambia sul cellulare, quindi lo devo, devo corrergli dietro per scrivere tutto il numero intero. Mi spa, nella di là non c'è sta roba, poi non ci sono le tasse. che Posso dire, le tasse io le pago volentieri le tasse. Ma dover fare ogni anno sta dichiarazione dei e eh, mettere insieme le, le cose, le, cioè no, non ne posso più di burocrazia. Non ci sono debiti. E non ecco, rimane l'obolo, cioè tu nella di là devi avere l'obolo per, per pagare l'entrata. però come dice Luciano. Beh, forse potrebbe essere anche comodo non avere tipo di ocine neanche un opulo perché così te ne stai per di qua non ti fanno entrare comodo i soldi fanno male e non c'è fame non c'è sete ovvio non si non ci sono neanche malattie il covid nell'aldilà siamo già morti siamo tranquilli non ci sono soprusi non c'è violenza degli uni nei confronti degli altri non c'è il freddo e piano non serve neanche essere vestiti, non c'è l'imbarazzo di dire ah, oggi cosa mi metto nell'aldilà perché magari fa più freddo, più caldo che okay, la giacca a vento. L'ombrello, no, 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 si sta tranquilli e bene. Non serve nell'aldilà neppure la tomba, il grande mausoleo di Mauslo sulla costa di Alicarnasso diventa un peso inutile, ti, 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 ti schiaccia anche quelle, quelle due ceneri che hai, certo, era. Bellino da, da vedere, però ecco l'aldilà, e, e mh, arrivo rapidamente. Sì, nell'aldilà, quando arriva nell'aldilà in questo viaggio, nella negromanzia, questo libretto che vi, vi, pubblicato da Mimesis, ma, ma io sono l'autore del, del commentario va bene. con umiltà. Va bene. però sì, ecco. Nella mia introduzione illustro tutti questi tratti, cioè quando arriva nell'aldilà, non è che l'aldilà è l'aldilà, c'è una politeia, cioè è una repubblica. C'è, ci sono degli organi, c'è Plutone che è il sovrano, il presidente, e poi c'è l'amministrazione della giustizia. E come sapete, la giustizia nel nostro mondo è un po' un problema. C'è scritto la giustizia uguale per tutti, invece cambia e, e quando piano, quando vi trovate nelle maglie della giustizia, potete rovinarvi la vita per decenni. Mentre invece nella di là fanno il, ci sono gli assistenti, i tecnici, cioè, cioè è bellissimo, è un tribunale perfetto che funziona bene, ci sono i testimoni oculari. Quindi la giustizia funziona, c'è anche l'assemblea, la il parlamento dei morti, l'ecclesia. E si ritrovano a discutere, e di che cosa discutono? C'è l'ordine del giorno, c'è la convocazione. Si parla del bene comune bellissimo si parla del bene comune poi c'è la libertà la eleuteria la libertà di parola il riso e c'è una vera e propria rivoluzione utopica perché nell'aldilà nell'aldilà dove siamo tutti uguali allora quelli che nella vita si sono approfittati degli altri piangono quelli che hanno subito angherie la povertà hanno sofferto e via di seguito si possono permettere un po' di intelligenza e di riso. Grazie. Dalle parole, da tutto quello che è venuto fuori questa mattina, credeteci in perché ciano non veniva dato in pasto ai nostri allievi. Era impossibile pensare di far leggere qualcuno che faceva pensare in un ambiente così rigido come era quello di Ducato, dove tutto ciò che non si voleva era il disordine, era il pensiero libero e quindi sarebbe stato un disastro incontrollabile. Grazie. Grazie. Grazie per ringraziarvi, ringraziarvi ringraziare la vostra presenza ringraziare ovviamente l'editore sono stata terribile, non l'ho accettato subito ma questa operazione editoriale è stata resa possibile da ATP Books, Enzo Terzi un editore italiano che si è coraggiosamente trasferito in Grecia e da lì pubblica diverse cose che sono interessanti anche per noi grazie, grazie, arrivederci